Nel luglio 2020 è stato firmato il protocollo d'intesa per la realizzazione di quest'aula bunker. A distanza di 5 mesi l'aula bunker adesso è praticamente pronta. Parliamo di un'aula bunker con una capienza di circa 1 migliaio di persone in distanziamento anti-Covid. Quindi, secondo me, possiamo dirlo con orgoglio, è un momento in cui le istituzioni dimostrano che quando c'è la volontà di portare avanti un progetto e di realizzarlo, quel progetto viene realizzato non solo in tempi rapidi, ma permettetemi di dirlo anche in tempi difficili, perché in un periodo come quello che sta vivendo il nostro paese, il fatto che la pubblica amministrazione abbia portato avanti un progetto come questo, così ambizioso, e lo abbia realizzato in tempi rapidi, è un segnale generale molto, molto importante. Il governo porta avanti la lotta contro le mafie senza tregua, ed è una lotta alle mafie che si porta avanti quotidianamente, e quest'aula bunker è anche un segnale di presenza dello Stato qui in Calabria, in una terra difficile, perché deve essere chiaro che i processi, anche quelli più impegnativi, i processi di 'Ndrangheta, sono processi che si celebrano in questa terra, qui in Calabria, dove lo Stato è presente. Ed è anche, permettetemi di dirlo, un segnale di vicinanza a tutti quei magistrati che ogni giorno portano avanti la lotta alla 'Ndrangheta quotidianamente tra mille difficoltà, e in generale, voglio dirlo, a tutti gli operatori della giustizia, a tutti gli addetti ai lavori, a tutti gli avvocati che potranno usufruire qui in questa terra di un'aula bunker che è veramente, rappresenta veramente un progetto molto importante, realizzato come segnale anche di efficienza. Io posso dirvi, scusate, a proposito della carenza che mi viene segnalata, e sicuramente lo voglio dire, il cammino è sempre lungo, però posso dire che noi, nell'arco da quando io sono ministro, c'è stato un ampliamento di pianta organica che porta in questo distretto 22 magistrati in più. Abbiamo lavorato anche sul personale amministrativo, se non ricordo male parliamo in questo distretto, da quando io sono ministro, di 150 unità di personale amministrativo in più. Chiaramente c'è tanto da fare, però c'è l'impegno a far sentire in questa terra che lo Stato c'è, e in un settore così delicato come quello della giustizia. E permettetemi di ringraziare il presidente Introcaso, il dottor Gratteri, il procuratore generale, tutta la conferenza permanente, perché questo è anche il simbolo di una collaborazione tra il ministero, gli uffici giudiziari e la regione, il demanio, non vorrei dimenticare nessuno, il commissario straordinario Arcuri. Insomma, le istituzioni lavorano insieme nella lotta alle mafie e nel portare avanti progetti più ambiziosi. Grazie, ci vediamo presto.